Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e buon Natale! Se c'è una cosa che adoro sono i film e gli speciali natalizi, ne guardo a quantità industriale, anche perché piuttosto mi metterei a sentire qualunque cosa in sottofondo durante il cenone, piuttosto che dover ascoltare mia nonna che mi chiede se ho trovato un lavoro vero o lo zio ubriaco che parla di politicamente corretto e complotti vari. E quest'anno tocca a Santa with Muscles con Hulk Hogan, uscito nel 1996. Da noi è arrivato col titolo Forza Babbo Natale, ma penso l'abbiano dato in TV un'unica volta e poi mai più. È il classico film da domenica pomeriggio, che non appena partono i titoli di testa ti spinge a cambiare canale. La trama, riassunta proprio alla buona, è questa. Hulk Hogan prende una botta in testa, si convince di essere Babbo Natale e si mette a difendere un gruppo di orfani da degli scienziati pazzi. You're not Santa. You're better. Potremmo chiamarlo Ho Ho Hogan, ma non lo farò, anche perché la WWE mi ha preceduto. Col passare del tempo è finito col diventare il film di Natale preferito da nessuno, viene distrutto dalla critica. Uscito nello stesso periodo di Una promessa è una promessa, l'Hulkster ha fatto sembrare Arnold Schwarzenegger un attore shakespeariano, inserito in infinite liste delle peggiori pellicole di tutti i tempi, spesso al primo posto tra quelle natalizie. A quanto ho letto è stato un caos persino a livello organizzativo, di messa in scena. Pare infatti che Hogan, un po' come fatto nel wrestling, usasse il suo controllo creativo per ottenere continue modifiche al copione pur di apparire ancora più forte di quanto già non lo fosse. Il risultato è che dei quattro scrittori, uno fece causa alla produzione per far rimuovere il suo nome dai credits. Gli altri tre poi non hanno scritto più niente per il cinema. Hulk Hogan, capace di stroncare carriere anche ad Hollywood. Ma basta perdere tempo e fiondiamoci in questo classico natalizio. Questo è Santa with Muscles. Il film inizia con delle scene di scazzottate molto blande, speravo almeno che con un wrestler la lotta fosse migliore, ma anche l'Hulkster non può fare miracoli contro dei giardinieri, un autista e uno chef, parecchio chiassosi. Una volta accerchiato capiamo che sono tutti dipendenti di Hogan, li paga per allenarsi a quanto pare, e che il suo nome è Blake Thorn, un famoso bodybuilder con tanto di merchandise e polvere proteica. My picture on the can isn't big enough. And have him make me more tan. Io prima scherzavo sul controllo creativo, ma a quanto pare è parte del personaggio. Poi, senza che ce ne fosse bisogno, Hogan e i suoi iniziano una battaglia di paintball a bordo di veicoli, venendo poi scambiati per dei terroristi da un poliziotto, tra l'altro interpretato da Clint Howard. Ogni volta che compare in un film da una stella, lui è il motivo per cui quel film si è beccato una stella invece che zero. Hey, why don't you just pull over? Rule number 20. Never surrender. Mai jobbare a nessuno, brother! Ed è così che inizia la trama vera e propria. L'Hulkster, per scappare dalla polizia, si rifugia in un centro commerciale e cadendo sbatte la testa perdendo la memoria. Siccome indossava il costume, è convinto di essere Babbo Natale, anche se per fortuna non si è dimenticato come si fa a botte e riesce a sventare una rapina. La cosa bella è che in questo modo viene acclamato da tutti finendo anche sulla prima pagina del giornale. Capita? È il titolo del film. Viene persino intervistato in televisione, eppure nessuno lo riconosce. Nessuno si rende conto che è il culturista più famoso dello Stato con la faccia stampata sulle scatole di cereali. Mi tocca davvero citare Christian De Sica. A rincoglioniti, non è Babbo Natale, tiratevi la barba! Ora però parliamo dei cattivi, c'è il malvagio Ebner Frost che già nei primi 10 secondi ci viene descritto come un uomo davvero ma davvero cattivo. There's this really, really bad man named Ebner Frost. Una scrittura che definirei kubrickiana. Ha un piano che prevede l'impadronirsi di un orfanotrofio, più avanti vi dirò perché, ma essendo germofobo come Dean Ambrose nel 2018, manda avanti i suoi loschi tirapiedi, assemblati grazie agli ultimi costumi rimasti nel magazzino. Un dottore, un chimico, un esploratore e una donna elettrica. Lei, a parte essere la villa in discarto di una qualsiasi stagione dei Power Rangers, è l'unica a mettere un minimo in difficoltà il nostro eroe. Poi, siccome è un film di metà anni 90 con Hulk Hogan, non poteva mancare un cameo di Brutus Beefcake. È comunque meglio questo scontro di pochi secondi piuttosto che il loro main event di Starcade 1994. I dialoghi e la recitazione sono tremendi, per tutto il tempo sembra di vedere una recita scolastica. Does Santa have a mommy and daddy? I must, but I don't remember. Hogan non riesce ad essere il miglior attore neanche recitando assieme a dei bambini e lì nel film non è neanche quello ad aver avuto la carriera migliore, lì in mezzo c'è Mila Kunis che potreste conoscere per essere la doppiatrice di Meg Griffin.
Ha poi raccontato che all'epoca, quando era piccolina, non sapeva neanche chi fosse Hulk Hogan. Ma perché il cattivo vuole prendersi l'orfanotrofio? Perché a quanto pare sottoterra c'è una caverna con dei cristalli magici che gli permetterebbero di dominare il mondo. Cristalli, ovviamente. Anche se la particolarità di questi cristalli è che al minimo impatto esplodono. Questo avrebbe reso la lotta di Cortex contro Crash Bandicoot molto più facile. Durante il film, Hogan riacquista la memoria con la stessa logica dei cartoni animati, un'altra botta in testa, e scopre che anche lui era cresciuto in quello stesso orfanotrofio e che il custode, qui interpretato dal cassiere di Two Broke Girls, era il suo miglior amico. Ecco perché decide di aiutare gli orfani a fermare i cattivoni con un epico scontro nella caverna, provocando l'esplosione dell'orfanotrofio esattamente come se fosse il finale di Poltergeist. You only move the headstone! Mai avrei pensato di vedere una citazione a Poltergeist in un film di Natale. Ma poco importa, Hogan utilizza tutti i milioni ricavati a vendere polveri proteiche per costruire un nuovo orfanotrofio. Tecnicamente sarebbe ancora ricercato dalla polizia per quello che è successo ad inizio film, ma facciamo finta di niente. Fine! Questo era Santa with Muscles, il film di Natale trash con Hulk Hogan, e sì, è brutto quanto sembra. È realizzato con lo stesso entusiasmo di chi ha dei debiti da pagare, la storia è stupida pure per il target dei più piccini, e mi spiace, per me c'è solo un wrestler Babbo Natale, Goldberg. Ma non capisco perché sia così tanto odiato, cioè è infantile, è inconsistente, è terribilmente sciocco, ma al punto tale da definirlo il peggior film di Natale di tutti i tempi? Mi sembra un po' troppo. Voi invece conoscevate questa perla cinematografica? E se sì, cosa ne pensate di Santa with Muscles? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto, vi do appuntamento ad una mia prossima recensione e ancora una volta, buon Natale!